Lievito madre è acqua che si utilizza, ma il tipo di acqua, cioè la qualità dell'acqua, può influenzare quello che è il lievito madre? Cioè, se io utilizzo l'acqua della mia città o l'acqua di un'altra città, questo può avere effettivamente un'influenza sulla microflora che si va a sviluppare in quel determinato lievito madre. Partiamo dal presupposto che l'acqua è uno degli elementi fondamentali per la creazione di un impasto, nonché di un lievito madre. Gli studi dimostrano che il tipo di acqua che si sceglie non ha un effetto molto marcato su quelli che saranno i microorganismi che possono andare a svilupparsi nel lievito madre. Infatti, altri fattori, come la farina, l'ambiente, la temperatura, i rinfreschi, eccetera, sono molto più incidenti nella selezione dei batteri lievito. Che possono instaurarsi in quel lievito madre. Più che la qualità dell'acqua in sé per sé, posso ovviamente che l'acqua sia potabile e che si possa utilizzare, è la quantità di acqua che si va a utilizzare in un certo lievito madre. Infatti, a seconda dell'idratazione che diamo al nostro lievito, questo può cambiare notevolmente il tipo di organismi che si vanno a sviluppare. E tu lo sapevi? Sempre ovviamente per saperne di più.